al suo castello. Lo interrogò guardandolo negli occhi. Cos'è il mondo? Cos'è? In mezzo a questo mondo è il vuoto. Soprattutto per avermi accompagnato, cioè per avermi accompagnato lui. due parole, forse ci vogliono. Grazie a Camera Blu per ospitarci, il paese di Gertrude per ospitarci insieme a Camera Blu, tutti voi per essere qui, eccetera, eccetera, eccetera. Cantautori senza voce, non dico niente, qualcuno dirà qualcosa se ha voglia dopo. Siamo in quattro però stasera, questo lo dico, siamo in quattro, sulla locandina ce ne sono cinque, perché uno l'abbiamo perso per strada, nel senso che Piero è tornato a Roma in anticipo. Va bene, provo a farvi sentire qualcos'altro. Faccio solo una premessa, stasera ne abbiamo fatto tre serate, questa è la terza. Nella prima ho scelto 5 pezzi, più o meno, e nella seconda ne ho scelto altri 5. Stasera mischio un po' le carte tra quello che ho fatto la prima e la seconda. Non vedo niente, l'ho già fatto la prima. Sta in campana, ti potrebbero ammazzare. Sta in campana, ti potrebbero ammazzare. Ti potrebbero ferire, ti potrebbero sparare. Sta in campana, ti potrebbero ammazzare. Sta in campana, ti potrebbero ammazzare.
Stai in campana, ti potrebbero ammazzare, ti potrebbero ferire, ti potrebbero sbranare. Pugnale è un animale assai cruento. Pugnale è un animale assai cruento. Pugnale è un animale assai cruento che si sveglia la mattina per venirti a minacciare. Pugnale è un animale assai cruento. Assai cruento, è un animale assai cruento che si sveglia la mattina per venirti a minacciare. Stai in campana, ti potrebbero ammazzare. Stai in campana, ti potrebbero ammazzare. Stai in campana, ti potrebbero ammazzare, ti potrebbero ferire, ti potrebbero sparare. La mia mente non è fertile come i campi di visione sbocciati. La coda di un proiettile spara l'anima dei pesci ammassati. I loro visi pescati di notte, gli occhi gelati che sembrano lame, sono armature di mille armati di fame. La coda d'un proiettile spara l'anima dei pesci ammassati. I loro visi pescati di notte, gli occhi gelati che sembrano lame, sono armature di mille armati di fame. Le carte, però queste non la facevo da tempo. Immaginate perché. E poi il microfono è un pochino basso. Non è stato proprio a mio agio.
le strade che ti indicherò, prenderanno la schiena, poi le strade che ti indicherò disperderanno ogni pena, poi le strade che ti indicherò saranno strade normali, e poi le strade che ti indicherò avranno zoccoli e ali. Poi le strade che ti indicherò saranno come ogni strada, e poi le strade che ti indicherò saranno nella tua spada, e poi le strade che ti indicherò saranno piene di gente, e poi le strade che ti indicherò non penseranno. Vabbè, nel senso che variazioni, cambiamenti, ma delle cose rimangono sempre uguali. Cioè abbiamo fatto il primo pezzo, abbiamo fatto il secondo pezzo e dobbiamo fare il terzo pezzo. Sul terzo pezzo c'è la sorpresa. La sorpresa. Ma la prima sorpresa è la presenza del mio avvocato, My Legal. Prepararsi perché il prossimo è lui e intanto noi facciamo un'ultima canzone. Che facciamo? Questa volta facciamo tipo Bibo.
una canzone in Cina, ah sì. Quello che mi pare mi comporto come un criminale, anche se non so cantare faccia pugni col rivale, ma le busco se son preso male. Sono un tipo eccezionale, resto fermo ad ascoltare un mare che non posso attraversare. Sono un tipo singolare, faccio tutto per sembrare un tale che non riesco a sopportare. Poi sono un tipo 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 che non riesco a sopportare. Sono un tipo titolare, resto fermo ad ascoltare un mare che non posso attraversare. Poi sono un tipo 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 tipo